Notti d'Ambra, Arte in Valle. Va bene? Riarte in Valle. Il presidente dice Riarte in Valle. Postazione Val d'Ambrì, che ora è in ferie. Postazione Patrizia Petracchi con i suoi sassi artistici, collane artistiche, acquerelle artistiche e di tutti i vari più artistici che ci siano. Dante Girasoli, Dante Girasoli, tanti fiori, tanta allegria, tanta primavera, tante estate, tante collane. Carino Cannelli con le sue donne e madonne, donne e Marcello, buonasera, e madonne, sempre gente da Marcello, c'ha più gente lui, TV, che l'ufficio postale all'immigrazione. Giancarlo Arrigucci con i suoi tondi, paesi tondi. Belli ragazzi, Massimo, istituzione Titina Misseri, Paolo Papi, lei è Sisini, Sisini. Lei è un nuovo acquisto, Carloni, giusto? Sì, Carloni, con i suoi dipinti molto fantasy quasi. Poi c'è degli acquerelli floreali di Laura Marchetti, Poi c'è molto belli. Questa non la Flavia Campaoli. Animali in bianco e nero. Andrina Spadini da Arezzo. Giovanna Aston, l'artista bravissimo. Leonardo Cherubini. Buon dietro, molto bello, e un ritratto sempre di Leonardo Cherubini. La nostra Angela Pierazzoli del Casentino, Ernestina Carriato, Girasoli, e le rose di Ulisse Mladenova, bellissime. Ancora Ulisse, bellissimi fiori. Paola Papini, Manuela Papini, Paola Frontani, music. Prego, prego. Gloria, tema musicale. E poi abbiamo il super Christian Bardelli con la sua postazione tattica. E sono fuori in pop art. Ecco! D'artificio, quest'anno c'è. Poi abbiamo Giuseppe Vascigliet, pittore, non c'è bisogno di parole, di racconti, insomma lui è famoso. Lucia Progi, Maristella Marzana, un'altra giovane artista dell'associazione, Rita Nocentini, la nostra amica e artista San Giovannese, Fiaschi, un pittore di cui colpevolmente non mi ricordo il nome, Patrizia Petracchi, degli acquerelli di Camilla, di Domenica Antonio. Candele, le sopra di Shock, Donato Hocca, un'altra querellista della nostra associazione di storio, Giovanna Danelli, un'altra querellista, bellissimi fiori, Daniela Dragoni di Arezzo, bravissima, Graziella Glori da Arezzo, ok, belli. Un nome, un
sostituzione. Rosetta Tefoloni, che un po' tempo fa ha fatto una personale sempre lì nella nostra galleria. Guardi in tema femminile e floreale. E Savoia Becattini, i suoi quali notturni, diciamo. Marcello, ci dici quali sono i tuoi quadri preferiti? I quadri preferiti? Tu, la tua donna preferita. La tua donna preferita? La tua donna preferita. Ma mettiti accanto alla tua donna preferita. Vabbè, l'ultima che ho fatto. La tua Madonna preferita. La Madonna, beh. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo blu, bellissimo mantello, bellissimo realismo. Bello, bello. Sembra quasi una delicatezza da Beata Angelico. Bellissimo. Complimenti. Bravo Marcello. Si finisce con Antonella Fusco e il suo, diciamo, cubismo formale. Lua Valdambrini e io a quella lista. E con questo si saluta Ambra. Notti d'Ambra, perché Notti d'Ambra non presenta solo dipinti ma anche sculture. E ecco le sculture di Attilio Nenci, sculture sul legno molto importanti. Attilio Nenci, vediamo, anche la una sorta di bastone, un portavino e gli uccelli, aironi scolpiti da Aldo Del Vita. E eccoli qua. Cristian sempre impegnatissimo, più sudato che mai. Prego, prego.